Ciao amici, benvenuti da DJ Mister 15. Torna Dautronics con un speaker Bluetooth per esterno resistente agli urti, agli schizzi d'acqua, all'umidità. Un Bluetooth di tipo 4.0 che suona davvero molto bene perché i suoi 3 watt con un subwoofer passivo si fanno sentire anche a distanza. Andiamo a vedere l'interno della confezione. Tanto faccio una premessa: non è da 500 mAh la batteria interna, ma da ben 1500 mAh, ma va ricaricata con un caricabatterie da 500 mAh. Noi abbiamo utilizzato quello da 700 mAh, lo dico perché si fa magari confusione. Qui c'è lo speaker, un manuale di istruzioni molto ben dettagliato anche in lingua italiana. E poi un coupon per i ringraziamenti e la garanzia, insomma, per contattare in caso di problemi la casa costruttrice, un cavo USB, micro USB per ricaricare la batteria e un pin jack per collegarlo via filo. Togliamo la scatola, andiamo a vedere, così vi parlo iniziando di misure e poi mano a mano vi farò ascoltare anche lo speaker. Parlando di dimensioni, infatti, il prodotto è grande 98, scusate, 98 mm di altezza, per 90 mm di larghezza, per 49 mm di spessore. Molto pesante, 271 grammi, si percepisce la qualità nei materiali. Tautronics sotto questo aspetto non si smentisce mai perché utilizza materiali di prima qualità. Completamente in questa plastica gommata sulla cornice colore verde, che ci fa già intendere che è votato all'avventura e comunque all'utilizzo e utilizzi più estremi. Qui c'è un laccetto in gomma molto comodo e si può, volendo, con una vitina rimuovere. Sulla parte frontale abbiamo, guardate, avvitata la parte in plastica, questa è plastica lucida sia sulla parte frontale che posteriore. Questa retina che copre l'altoparlante è completamente in metallo. Ricordo che questo dispositivo è impermeabile all'umidità, agli schizzi e alla pioggia. Parlando adesso di lato hardware, sulla parte superiore abbiamo il tasto accensione, spegnimento oppure il primo pairing. Se lo teniamo schiacciato per oltre 3 secondi, permette poi di andare in bearing per collegare il primo dispositivo. I tasti più e meno, che purtroppo hanno solo la funzione di alzare e abbassare il volume, non di andare avanti e indietro sulle nostre tracce musicali. Qui al centro c'è il tastino play pausa per far partire i nostri brani musicali, il tasto di risposta, doppio clic, ultima chiamata e aprire supporto vocale sui dispositivi Android. Qui c'è il LED di stato che ci dà le varie funzioni del Bluetooth. In questo momento è collegato blu fisso, vuol dire che è collegato al mio dispositivo. Sul lato abbiamo lo sportellino, comodo da aprire finalmente, con la micro USB e l'entrata pin jack per collegarlo via filo a un prodotto esterno. Noi l'abbiamo ricaricato, come dicevo, con il nostro caricabatterie da 700 mAh. La batteria interna da 1500 mAh si è ricaricata in circa 2 ore e qualcosa completamente. Ci ha restituito però un'ottima autonomia. 1500 mAh ci hanno permesso di andare avanti per circa 12-13 ore. E diciamo che avremmo raggiunto, non era completamente scarico quando l'abbiamo poi ricaricato per una seconda volta, secondo noi avrebbe anche avuto un'ulteriore autonomia. È stato difficile proprio scaricarlo per avere un quadro preciso. Il fattore che noi dichiariamo, almeno per il nostro utilizzo, 12 ore le abbiamo fatte tranquillamente e c'era ancora un po' di carica. Adesso è collegato al mio smartphone, vi faccio sentire questa cassa da 3 watt con subwoofer passivo e poi voi trarrete le vostre conclusioni, come suona e come si fa sentire. Cerco di prendere sempre i miei brani di riferimento, cerchiamo di ritrovare sempre player musicale e andiamo a sentirlo.
volume al massimo, sentite, quello che mi piace particolarmente è la presenza dei bassi, davvero belli, belli corposi, vibra in mano quando si va a suonare, ve lo metto a distanza, si sente davvero molto molto bene. Proviamo con un altro brano musicale un po' più diverso, vediamo se riesco a ritrovare. Allora, avete sentito, io credo che si riesca a percepire ormai, ho dato appurato anche dalla videocamera più o meno la qualità musicale di questi altoparlanti, di questi speaker portatili. Questi 3 watt con subwoofer passivo sono impressionanti, suonano davvero in una maniera eccezionale, calcolando le dimensioni, la grandezza, una limpidezza, ma soprattutto dei bassi molto molto presenti, anche a distanza. Io mi sono allontanato proprio per vedere la portata del Bluetooth integrato tipo 4.0, proprio per vedere saltellamente, sono arrivato intorno agli 8-9 metri, ho avuto i primi problemi di ricezione, però negli 8-9 metri io riuscivo a sentirlo davvero molto bene e presente il suono di questo piccolo altoparlante. Facciamo anche la prova delle chiamate al viva voce, andiamo a chiamare la Vodafone sperando che alziamo il volume. Ok, benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa e ADSL, Allora, sicuramente è più basso il volume in fase di audio streaming delle chiamate, perché la qualità non si può paragonare a quella musicale, però si sente forte anche in questo caso. Un prodotto che sicuramente costa, sì, sicuramente saliamo di prezzo in confronto ad altri speaker che ho provato, è intorno in questo momento alle 32 euro. Quello però che distingue questo prodotto non è tanto la resistenza e l'impermeabilità, che più o meno hanno anche gli altri dispositivi, ma è la qualità sonora che ripone all'interno e l'autonomia, perché i 1500 mAh ci hanno permesso di utilizzarlo per 12 ore e ancora avevamo la carica residua. Ma quello che ci è piaciuto soprattutto è proprio la parte musicale. Suona, per essere un 3 watt, come un 6 watt, come detto, sembra notevolmente più potente. Sulla parte inferiore abbiamo, questo l'avevo dimenticato, un forellino, perché volendolo possiamo attaccare, cioè una vitina, lo possiamo fissare anche su un cavalletto e quindi tenerlo lì come riproduttore musicale oppure un kit viva voce. Io rilascio un 8.5 per questo dispositivo, perché la Tautronics, io lo dico sempre sinceramente, quando arriva un prodotto valido sotto l'aspetto dei materiali, sotto l'aspetto costruttivo, ma soprattutto sotto l'aspetto musicale, io rilascio, sono onestamente sincero, rilascio un voto alto. Questo prodotto sicuramente a 32 euro è altamente consigliato. Con questo DJ Mister 15 vi ringrazio di averlo seguito e vi do appuntamento alla prossima videoprova.